L'arte visiva come leva per far rinascere borghi semideserti raccontati con gli occhi di chi, come il maestro Pietro Bisio, ha vissuto la grande trasformazione e in alcuni casi la scomparsa del mondo contadino e si è messo ad urlare nelle sue opere questa lacerazione, mostrando ai salotti buoni di città il prodotto del nuovo mondo, oggetti abbandonati, rifiuti, plastica, con la sua poetica del realismo critico. Dall'altra parte c'è la determinazione e l'amore per la bellezza di chi, come Giuseppe Girani e la sua famiglia, crede nella condivisione in un futuro possibile per questi luoghi che un tempo pululavano di vita e di storie. C'è tutto questo e molto altro dietro l'apertura di Cadelazzi Borgo d'Arte, inaugurato lo scorso anno. Lo spazio espositivo, ricavato in un vecchio rustico ristrutturato con discrezione, si prepara ad ospitare una mostra dedicata a Bisio che sarà visibile gratuitamente fino ad agosto. L'impegno mio e della mia famiglia, in particolare di mio fratello, è stato quello di ricordare l'esperienza nostra vissuta in questo piccolo borgo di Cadelazzi, dove negli anni 50 c'erano ancora 120-100 persone, era tutto un mondo di contadini, e allora abbiamo ritenuto di ristrutturare un complesso che abbiamo, che allora veniva utilizzato per il mondo agricolo, come centro d'arte, farne un borgo d'arte. Perché questo? Nel tentativo di far venire persone dalla città, tanti ma soprattutto i giovani, che possono capire, vedere cos'era questo nostro mondo che si sta oramai sciogliendo, che sta oramai lentamente scomparendo. Abbiamo aperto questo centro l'anno scorso, quest'anno vogliamo continuare su quella nostra iniziativa e abbiamo voluto esaltare un grande amico, che era un amico del mondo contadino, che si chiama Pietro Bisio da Gerola. E colgo l'occasione per invitare chi ci sente a venire a vedere questa mostra, dove sono esposte le nostre opere, che vanno dal 1949 al 2019. La bellezza di 70 anni di storia di Pietro Bisio.